Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova tappa speciale numero 4 del rally della Finlandia. Come vedete sulla destra abbiamo completamente la macchina multicolor, non abbiamo quasi nulla di verde. Ok, tappa speciale numero 4, lunga 8 km. Adesso si vede che la macchina va molto meglio, che ha trazione, che riesce a buttare sull'asfalto tutti i suoi cavalli. Per chi si è perso il video, lo scorso video, se lo vada immediatamente a rivedere, perché è stato veramente un massacro totale, e poi torni subito qua a rivederci il continuo. Comunque, con le gomme nuove e con la macchina un po' aggiustata si va molto meglio. Guardate che veloci che siamo. Ci credo che ho preso tutto quello svantaggio nelle scorse tappe. No, non riuscivamo a spingere, ci credo. Guardate qua invece come sono subito al 100 all'ora. Dai, che cavolo, non è possibile però che mettano delle tappe speciali così. Io ho guidato strabene, non ho quasi mai fatto nessun incidente grave, e soltanto con le gomme un po' distrutte non sono riuscito a portarmi a casa la tappa. Dai, non è possibile, dovevano assolutamente mettere delle altre gomme i miei meccanici, non lo so, le gomme più dure. Avanti, sinistra piena, breve. Più vai su di qua, perfetto. Non andiamo più su. Aia, destra 2, sinistra 2, destra 2. Scrivete subito nei commenti secondo voi in che posizione arrivo, guardando un po' come sto guidando adesso. Dobbiamo fare tappa speciale 4 e 5. E poi c'è la power stage da 3 km mi pare. Quindi le farò sicuramente tutte in questo video. Quindi tappa speciale numero 5, no, 4 di 8 km. Stai bene? No, che non sto bene, perché curvavo e la macchina usciva sempre di più, e quando ho frenato si è spalmata. Incrocio, destra 1 più. Destra 3, tieni. Che cavolo! Dai, avanti, avanti. Abbiamo di nuovo la macchina completamente distrutta. Maledetta cavolo di pioggia. Destra 3 meno. Tieni su, sinistra 3, occhio, serrato. Ok, perché io cerco di spingere il più possibile, però chiaramente si prendono più rischi. Sinistra 2 più lungo, tieni. Mi sembra che da inizio video la macchina stia andando non così forte come prima. Ok, andiamo sulla destra qua. Sinistra 5 lungo chiuso. Sinistra 3 breve. Ok, 100 sinistra 4 breve. Guardate come esce. Poi abbiamo anche gli ammortizzatori completamente andati. Avanti, avanti, avanti. 100, destra 3, tieni in sinistra 2, chiuso. Perfetto, sinistra. Adesso sinistra 2. 80, sinistra. Curva fatta malissimo, c'è un salto? Attenzione, cima in sinistra 3 meno. Ok, adesso qua c'è il salto e poi stavolta non mi ha fregato il salto come nelle scorse tappe speciali. Dritta, destra 2 più, tieni. Destra 2. Su, sinistra piena. Voglio una macchina più potente, cavolo, nelle curve. Questa è ferma. Dobbiamo fare la gavetta, ragazzi. Dobbiamo farci sta cavolo di gavetta, finirla il prima possibile e prenderci una macchina seria con un po' di cavalli. Guardate che curve che vi faccio. Sinistra 2 più breve. Su, destra piena, destra 3 piena, destra 2 meno. Destra 2 meno. Completato. Dai, completato, vai.
cavolo, 5 minuti quasi, 4:53. Sono curioso di vedere gli avversari primi a un centesimo. Ottimo così. Abbiamo risalito un attimo fino al decimo posto. Perfetto. Di notte, sapete benissimo che di notte è un massacro. E comunque il rally, questo qui francese della Corsica, si è tenuto dal 73 al 2008, cioè l'ha scritto. Poi evidentemente l'hanno odiato tutti e non l'hanno più fatto. No ragazzi, sinceramente non saprei il motivo per cui non l'hanno più fatto in Corsica. Forse per la posizione non troppo favorevole, non lo so. Se qualcuno di voi lo sa, me lo scriva sotto nei commenti, oppure adesso me lo andrò a cercare un attimo in internet il motivo. Ok. No, abbiamo la scatola del cambio sinistra 3, tieni su, sinistra 4 su, destra 2, breve, distrutta. Niente da fare, niente da fare. Perché, perché su, sinistra 2, destra 3, breve, destra 5. Aia. Dai, questa la rifaccio. Allora, dovevamo andare qui, rifarci sta maledettissima curva qui, tranquilla, su, sinistra, ok, 2, destra 3, breve, destra 5. Beh, occhio, incrocio, sinistra 1 più. Ok, ottimo. Beh, destra 3, lungo, su, sinistra 4, chiuso. Chiuso. Vai. Adesso appena entrerò in macchina avrò il navigatore, cavolo, che mi dice tutte queste cose qui. Sinistra 4, breve, in, destra 3, breve, su. Al posto che dirmi, terza uscita, prendi la terza uscita di qua, poi all'incrocio. No, no, mi dice, metto la modalità rally nel navigatore, che mi dice destra 2, 3, 4. Devo straconcentrarmi perché di notte. 30, incrocio, sinistra 1 meno, chiuso. Ah, proprio chiuso, completamente 4, chiuso, breve, tipo tornante, in, cavolo. 4, frena, in, destra 2, più, tieni. No! Cavacche, chi l'aveva visto quello? Non posso manco più tornare indietro. Su, sinistra 3. Sennò quello lì era da fare un rewind. Sinistra 3, breve. Destra 2, tieni, in, sinistra 2, più, breve. No, no! Mi è partita la macchina di posteriore perché ho le gomme completamente rosse, come potete vedere. Mi è partita così, non me lo sarei mai aspettato. Cioè non ero pronto che mi partisse così. Vabbè che il rally della Francia è bello che è andato, però proprio perderlo così, senza manco più navigatore che mi dice dove curvare, cosa fare. Cavolo, siamo alla fine, sempre alla fine, poi mi castrono all'ultimo stage. Ok, basta che non spacco il motore. Anzi, sarebbe interessante vedere cosa succede se spacco il motore. Vabbè, se esplode la macchina oppure se viene un mega fumazzo, qualcosa. Però non sarebbe male da scoprire. Ok, di qua, ottimo. Oh, un po' di turisti, un po' sì, di turisti, di persone sulla strada là le avevo viste. Dai, ultime curve e ci lasciamo alle spalle anche questa quinta tappa orribile fatta in notturna qua nel rally de Francia sulla Corsica, nella Corsica. 3:42, quinti a 5:07. Siamo saliti in nona posizione. Ci manca soltanto la power stage da 2:98 solo su asfalto. Noi andiamo a riparare il veicolo, è tutto quanto rosso ragazzi. Possiamo riparare le cose più importanti, ovvero potremo fare un po' di sospensioni ed elettronica, così 44, qui no, perfetto. Io direi di lasciare così la macchina. Ripariamo tutto quanto e andiamo pronti, carichi per la power stage. Ed eccoci qui, pronti sul cancelletto. Oh là. Si sente già la macchina che va molto meglio. Destra 3, lungo, serrato, in, sinistra 5, a fondo.
dovrei avere 8000 cavalli per recuperare il secondo, anzi 54 secondi di svantaggio. Però vedete come tiene bene adesso con le gomme nuove, che non sono nemmeno completamente perfette. E avete visto anche quel destra-sinistra, che anche nelle altre tappe, cavolo, la macchina non riusciva a farla. Qua questa volta invece è riuscito perfettamente quel passaggio. Ho guidato un po' male adesso alla fine. Cima, sinistra 3, giù, sinistra 4, meno, in, sinistra 2. Ok. Su, destra piena, su, sinistra piena. Avanti, avanti, 30, avanti. Destra 5, frena, in, che cavolo è un cantiere? In, destra piena. Su, okay. Sinistra 4, in, destra 4, meno, tieni, in, sinistra 3, lungo, tieni. Perfetto, abbiamo tagliato il pezzettino là, abbiamo perso un paio su di secondi. 5, breve, su, sinistra 3, tieni. Su, destra 5, lungo, a fuoco, chiuso. E completato. Ok, 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 mi è piaciuto. 1,40, potevo scendere anche su 1,42 secondo me. Comunque primi, ottimo. Siamo risaliti fino in ottava posizione e quindi anche qua ottava posizione al Tour de Corse. 68 punti, non siamo nemmeno sul podio. Cavolo, il primo a 111 punti. Ed ecco qui il prossimo rally della Catalunya. Ci aspetta qui subito di nuovo con 3 tappe speciali subito nel primo giorno. Quindi il video si conclude qua ragazzi, scrivetemi se volete venire con me in Catalunya e vediamo se riusciamo a portarci a casa almeno questo rally spagnolo. Spero che il video vi fosse piaciuto, lasciate tantissimi pollicioni in su, commentate, condividete, qua da Bistardo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.